senza fine. Bentornati, bentornati a buon pomeriggio. Lui è Luca Trapanese, il papà single omosessuale di Napoli, che da anni lavora nel sociale, uno scrittore. Un anno e mezzo fa la sua vita è cambiata per sempre perché ha adottato una bambina da un'alba, una bambina che era stata rifiutata, come ci ha detto, addirittura altre 20 coppie. Nessuno voleva adottarla perché era disabile, è così? Sì, io dico sempre che Alba non era idonea per quelle coppie. Ecco. Credo che esattamente il contrario. Credo che per una coppia che ha superato tutta la trafila per l'adozione, avere poi l'idoneità e avere la chiamata per una bambina disabile ci vuole una forte preparazione. Io credo che quei no siano stati anche dei non dolorosi, certo, di quelle coppie. Certo, certo, certo. Senti, parliamo di Alba allora. Come già avevamo iniziato dicendo che non è una entità del filo della torcere ogni tanto. Sì, Alba è una bambina molto forte. Io ho iniziato da subito a occuparmi di lei dal punto di vista della sua disabilità e quindi lei da subito fa psicomotricità, logopedia, a casa la facciamo, mm-hmm, perché nel suo contesto, con delle persone che lei conosce e riconosce, sicuramente la aiuta. Infatti lei ha quasi 2 anni e già cammina tenendomi la mano, però inizia a camminare. È una bambina forte, decisa, molto determinata, e a volte bisogna... Da te cosa sta prendendo dal papà? Ada, mi sta prendendo secondo me la serenità. Io sono una persona abbastanza tranquilla. Quindi serena. Hai comunicato questo? Io e ho comunicato da lei questa che sta cosa. Imparando? Sto imparando che i bambini con la sindrome di Down sono un mondo. Guarda, è una scatola da aprire e da scoprire. Ma giochi con lei? Noi giochiamo sempre. Il pomeriggio io quando torno da lavoro mi dedico completamente a lei, giochiamo, poi facciamo il bagnetto, poi la cena. E Alba, per fortuna, per me alle 9:30 già va a letto. Sì, perché? Perché così la mia giornata... Però alle 6 lei si sveglia, quindi è un orologio. Alle 6 precisa, pazzeschi, si sveglia. Senti, ma la porti in giro, vero che è popolare nel quartiere? Siete assolutamente popolari. Non tu già solo... lo eri perché sei uno scrittore, sei uno impegnato nel sociale. Com'è sì, però lei è popolare, la gente ci riconosce ed è molto bello sentire la vicinanza e il calore delle persone e soprattutto riconoscere in Alba un simbolo, cioè di una bambina che ha tutte le possibilità per essere felice. Ma tu te la ricordi quando l'hai vista la prima volta? Io mi ricordo quando l'ho vista la prima volta perché era la volta in cui sono andato a prenderla in ospedale e le infermiere me l'hanno buttata tra le braccia e si doveva cambiare, quindi mi hanno detto la devi cambiare. Era la prima volta che io cambiavo un pannolino a un bambino, a un neonato. Alba aveva 30 giorni e pesava 3 kg, quindi era veramente... Te la sei cavata? Me la sono cavata bene. E che hai provato? Io ho provato innanzitutto un forte senso di responsabilità. Sai quando dici adesso è cambiata la tua vita, è cambiato qualcosa? L'ho sentito subito. L'ho sentito subito. E io ho sentito da subito che Alba era mia figlia, sarebbe diventata mia figlia. Sì. E lì poi ti sei dato da fare con i pannolini, le cose. C'è stato invece un momento in cui dicevi mamma mia, non so se no, ce mai. La fa. Mai. No. Ma questo per il tuo paura, carattere? Un po' il mio carattere, io sono abbastanza determinato. Un po' sicuramente è quello che volevo. Io sentivo un forte desiderio di paternità. Quindi Alba ha realizzato il mio desiderio. Poi io la sindrome di Down non la vedo. Per me, che non vuol dire non avere rispetto di quello che è, certo, Alba, ma per me non è un problema, anzi può essere una risorsa. Allora non mi sono mai sentito abbattuto. È chiaro che ho tutte le preoccupazioni di tutti i genitori, le ansie di sbagliare, sicuramente sbaglio. Che abbiamo tutti, che abbiamo avuto con i bambini, o abbiamo avuto con i bambini piccoli. Tu dici forse li senti un po' di più oppure no? No, io credo che sia uguale, sono un genitore, sono un genitore. Senti, ma sei un papà fantastico, anche da come racconti naturalmente. Pensi di adottare altri fratellini di Alba o sorelline di Alba? Allora, a me piacerebbe molto dare una compagnia ad Alba. Io ho avuto un fratello che è stato per me il mio più grande amico, il mio più grande nemico, come tutti i fratelli. Siete cresciuti insieme. Siamo cresciuti insieme, quindi però mi ha aiutato tanto e nella vita è fondamentale. Bisogna capire Alba com'è, bisogna capire che possibilità io ho di adottare e che livello di disabilità, perché io posso adottare, posso chiedere in affido e poi in adozione un bambino disabile. Certo, quindi c'è da un lato tutto l'aspetto, diciamo, legislativo, burocratico, dall'altro trovare, come dire, la combinazione se posso giusta, usare questo termine orrendo. È perfetto come termine, la combinazione giusta che vada bene innanzitutto ad Alba.
Che però le farebbe certamente piacere. Le farebbe bene e piacere sicuramente. Fantastico. Sì. Tu hai scritto questo libro di cui abbiamo parlato l'altra volta, che si chiama Nata per me, e in Audi, l'hai scritto con Luca Mercadante, in cui racconti un po' questa tua meravigliosa esperienza. Ti chiedono di andare dappertutto a raccontare. Sì, ormai io ho visitato tutta l'Italia, ho fatto 74 presentazioni. Caspita. E ne ho fino a gennaio, sono occupato. E che cosa viene fuori ogni volta che allora, un forte senso di normalità. La gente non è assolutamente sconvolta dal fatto che io sono single, omosessuale. Una forte voglia di tanti genitori con i figli disabili di parlare di disabilità e di tutti i problemi legati all'avere un figlio disabile, a quanto è assente lo Stato rispetto alle famiglie che Vero hanno figli questo, disabili. Eh? Sì, assente. È una fatica continua, e c'è una forte solitudine da parte delle famiglie. Questo mi sembra importante che tu lo sottolinei, perché tante volte si parla di tante altre cose e invece non si affronta questo tema che è importantissimo, la presenza, anzi l'assenza dello Stato. Marco, Chicco. Ci siamo, Michele, qua. Perché noi eravamo fuori. Ciao Luca, ciao Chicco. No, stavamo naturalmente sondando. Lo sai come siamo noi, lo sai come sentiamo parlare di famiglia. Siamo andati sul web, su Facebook. A vedere un po' come e fosse la situazione. Non si sta capendo niente oggi. No, non si sta capendo niente. A proposito di famiglia, abbiamo trovato... Congresso delle famiglie ha destabilizzato la gente. Abbiamo visto un po' di post. Questo è il Luca, primo. Guarda anche tu con noi. Al allora. Via il congresso della famiglia di Verona. Questo è uno scatto che hanno fatto di tutti. Li hanno messo sopra di gusto. Stanno tutti insieme. Questa è la foto prima dell'ingresso. Sono carini. Sono quelli buoni, vero? No, no, più o meno. Perché questi posta anche più cattivi. Naturalmente andiamoli a vedere. Infatti, arrivano adesso. Girando nei membri del web. Tipica famiglia, proprio tipica famiglia. Papà, perché, quanto manca per Verona? No. Tipica famiglia da congresso. Shining. Molto carina. Vedi anche il come ha risposto il papà? Ha risposto che ha detto? Ha detto 5 minuti. 5 minuti. Ultimo vediamo. Truccia. Questa è una vera ditta. Questa è una vera ditta di funeral service, questa genialità di fare e che hanno messo scritto: abbiamo ritrovato dei nostri antichi ossari, primi esemplari di umani sulla terra. Dall'analisi anatomica si possono riscontrare evidenti differenze. E lo mostriamo tutti uguali, partecipanti al congresso delle famiglie, un po' diverso, una forma c'è poco meno spazio per un po' più ristretta però sempre. Questo era giusto, Luca, per farti vedere. Non voglio dire niente, però Luca ti assomiglia un po', non è che così a grandi linee. Ribolle il web, ribolle, inevitabile naturalmente, certo. Una cosa del genere. Bene, grazie Marco Chicco, e naturalmente ringraziamo, abbiamo scherzato anche adesso, però è stato bellissimo incontrarti qui in studio, farci aggiornarci sulle vicende della tua bellissima famiglia. Speriamo di incontrarti presto. E allora ti lascio. Porto Alba la prossima volta. Magari. Pensi di poterlo fare? Certo. Fantastico, ti aspettiamo con Alba. Grazie. Luca Trapanese. Noi ce ne andiamo di qua. Ce ne andiamo di Michele, qui. Perché tu lo sai. Non perché che questo... voi dobbiate suonare. Perché Michele, lui vorrebbe imitare Calatresi, ma Calatresi, non ce la fa. Perché ancora, non c'è. Invece che facciamo? Questo è uno dei nostri momenti preferiti del venerdì. Proprio rivediamo. Perché adesso ci sarà il meglio. Una carrellata del meglio di tutti gli intrattenitori che ci hanno fatto compagnia durante la settimana. E partiamo, Michele. Il tuo preferito. L'uomo che una volta degli anni 60, una volta degli anni 80, questa volta degli anni 70. Sappi che abbiamo fatto un calco e te lo regaliamo. Tonino Papapietro. Ti prego, no. Sì. Lunedì scorso ha interpretato a modo suo Ma che freddo fa nei panni di Nada. Sì, ancora me lo ricordo. Uno spettacolo. Guardiamo. Guardiamo, tutto per te. Vabbè, grazie. Mi perdo, il sole è stanco, letto, presto se ne va, ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore?
è solo un albero che foglie non ha più, e zanza il vento, un vento freddo, come le prove, le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Ma meraviglioso, meraviglioso, devo dire, un brutto spettacolo veramente inquietante. Ecco, sì, inquietante il termine giusto. Che ne bravo, pensi, Michele? Che ne pensi, sì. No, ma lui, io volevo dire, salutiamo Luca, ma c'è o ci fa secondo voi? Ci è. Ma non lo so, vedere, dobbiamo ancora sondare, capire. Vabbè, comunque l'aspettiamo, perché sicuramente si farà vivo. Lui e le sue focacce. Ma adesso arriva un mago e non un prestigiatore, Stefano Musardi. In arte Mago Zigo. Ah, non quello di oggi. No, quello è già Mago Zigo, vediamo. Vediamo, dai. Meraviglio, no, c'è, perché lui l'avevano chiuso. Ma perché è venuto con Jack Sparrow e Terminator? Sì, è vero, perché c'era Johnny Depp. Ma come mai se lo porta? Non lo so, cioè, perché questa io cosa... voglio sapere perché invitate sempre queste persone quando noi non ci siamo. Anche per Johnny Depp tu lo dici, Sparrow. Comunque adesso invece è il momento di Pino Gambacorta, cosa interpretazione di uno serio, molto bravo, molto bravo. Per averti pagherei, oh, un milione anche più, anche l'ultima albero darei, oh, perché tu sei, oh, oro, 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 quanto oro ti darei, oro, 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 per averti così, distesa pura, ma tu ci stai, perché io c'è e ci stai. I cantanti più... Palatresi, io sono rimasto scioccato a vedere Palatresi. Si è trasformato in giudice di X Factor. Aveva la faccia del cazziatore. No, però, poi mi ha detto che è bravo, perché mi ha detto che Mango è uno dei più difficili da imitare. Tu lo sapevi fare. Com'è quanto oro ti darei? Lascia fare. No, non posso fare la cover band. Vabbè. Comunque, noi abbiamo finito. Sì, infatti, sono stati bravi. Alla prossima. Alla prossima. Ciao ragazzi, a dopo. Raggiungo Mirella Strazzi con Mary, dobbiamo parlare di affinità di coppia, eh, è vero? Sì, Michele. Allora, di amore, di affinità di coppia. Affinità di coppia, grosso modo, uno capisce. Ma tu, adesso questa è una cosa nuova che è già in corso qui a buon pomeriggio. Quindi amiche e amici a casa, datevi da fare. Che significa? Significa che andiamo un po' a vedere il segno zodiacale della persona che ci interessa, lo incastriamo con l'altro e vediamo da un punto di vista astrologico se ci può essere o comunque se avete delle affinità proprio a livello caratteriale, nonché di intimità. Allora, fra i tanti che ci hanno scritto, hanno scritto naturalmente alla pagina Facebook Buon Pomeriggio, come potete fare anche voi, Nicola e Francesca. Esatto, che hanno Nicola tutti, e Francesca. Tutti i dati, sì, Mirella, hanno no? tutti i dati. Ora abbiamo al telefono Nicola. Ah. Pronto? Pronto? Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sì, Nicola, eccomi qua. Allora, intanto sono contenta che hai scritto e avete una coppia, tu e Francesca, abbastanza movimentata, oserei dire. Tu sei un sagittario ascendente bilancia, sei una persona tutta ad un pezzo che ha bisogno... Bilancia o vergine? Ascendente bilancia.
Perché non ti risultava questo? Non risultava? Mi risultava più vergine. No, ascendente bilancia. No, fidati, invece. Amico fidati, mio. Fidati. Qua c'è Mirella Stazzi. Non è ti tutto allora, calcolato. Intanto in base... cambi l'ascendente da ora da oggi in poi. Se l'orario è corretto, sì, sei ascendente bilancia. Sì. Dunque, tu e Francesca, lei invece è una gemelli, ascendente scorpione, quindi è un bel peperino, oserei dire. Ecco. Insieme avete bisogno di fare più vita sociale, di avere un po' più di tranquillità, perché gli ultimi mesi per entrambi possono essere stati soggetti a tanti cambiamenti che magari ha tolto un po' di tempo alla coppia, oppure ci sono state delle incomprensioni. A livello caratteriale potete essere molto uniti, anche se siete profondamente poi diversi come affinità, però avete delle capacità di stare insieme molto bella, tu sei molto protettivo nei suoi riguardi. Nicola! Sì, l'ascolto. Michele, sì, sei sopravvissuto, hai capito tutte le cose che ha notato Mirella? Sì, ho capito. Infatti, parliamo di un peperino, Francesca. È un bel peperino, Francesca. Si ritrova, Nicola. Però devono trovare loro... Devono trovare più tempo per fare vita sociale. Tu hai bisogno un pochino di seguire lei, perché lei è molto più originale di te. È una donna, becca ecco. Di questa. Però devo dire che se state assieme e fate più vita sociale e trovate tempo e spazio anche per coltivare i vostri interessi, lei ti dà una bella boccata di ossigeno. Capito? Vita sociale, Nicola. Tu di che ti occupi? Di che ti occupi? Che attività svolge? Io sono un baby pensionato. Quindi c'hai tanto tempo a disposizione, potete uscire tanto qualche volta per fare un bel weekend insieme. Un bel viaggio assieme, bisogna un po' conquistarla la gemelli, la donna gemelli l'ha conquistata, mentre tanta Francesca, originalità. Francesca, che attività? Anche lei è pensionata, pure lei? Fantastico. Al momento è in cerca di lavoro. Ah, in cerca di lavoro, che prospettive? Per prospettive fine anno, adesso è un pochino difficile per il gemelli, c'è Giove in opposizione, tante cose che vanno un po' sistemate. Nicola, qua ci abbiamo l'espresso, tu chiedi e Mirella Stazzi te lo dice, fine anno quindi lavoro. Quindi come affinità una c'è bella affinità. Una bella affinità, però bisogna trovare il tempo per coltivare anche i vostri hobby e tu dovresti lasciarti un pochino più andare, perché lei è un po' che traina, che ti dice di fare delle cose, prendi anche tu l'iniziativa. Fantastico, Nicola, capito? Benissimo. Evviva, salutaci ciao. Francesca, grazie a te naturalmente. Buon pomeriggio a te. Allora ci fermiamo per un minuto, Mirella, giusto? Vogliamo ricordare, aspetta, velocemente come si fa a fare questa cosa della affinità. Potete scrivere alla redazione di Buon Pomeriggio con il vostro nome, la vostra foto, data, ora e luogo di nascita e quello vostro della persona che vi interessa. Come hai fatto a indovinare l'ascendente? Lui si calcola non lo con sapeva. L'orario, perché l'ora Nicola mi ha mandato un orario, ho visto appunto abbiamo dei programmi, sì. Si può inserire l'orario, esce fuori l'ascendente. Preciso. Ragazzi, con Mirella Stazzi non c'è possibilità, assolutamente. Tutto preciso. Ci vediamo fra un minuto con gli altri segni dell'oroscopo del fine settimana. Dopo. Grande venerdì.